Ciao a tutti, io sono Isaac e siamo qui su BitTrip Runner 2 per prendere l'ultima dannata cassa, l'ultima dannata chiave del gioco. Stiamo per raggiungere, intanto c'è BitTrip Void nello sfondo e facciamo questo livello. Ok, abbiamo sbloccato il livello alternativo e abbiamo perfettato anche il livello, perfetto. Perfetto, ok, va bene. Ok, è stradifficile beccare il centro qua, questo centro strano. E vabbè, ora sblocchiamo la cassa. Oddio, mi sbaglio sempre, la chiave. Sblocchiamo la chiave. Eccolo, lo sapevo, è troppo difficile. Ok, questo livello era veramente difficile. C'aveva un sacco di trampolini che vi lanciavano verso i nemici. Era abbastanza difficile. Cosa cavolo è successo allo sfondo blu dietro, che è pieno di roba grigia, boh. Ecco la chiave del mondo BitTrip. Bello lo sfondo. E a posto. Ora andiamo avanti su questo livello. We'll be right back.
ultimi 4 livelli, mi sa che c'è runner qui, no, c'è void. E vabbè, facciamo sto livello. Eccoci. Iniziamo. Perfetto. Abbiamo beccato una retro challenge così a caso. A proposito, sto rigiocando a Runner 1 appunto perché voglio finire tutte le retro challenge. E le retro challenge su Runner 1 sono una cosa impossibile. Cioè, il gioco sarà anche facile, ma le retro challenge sono impossibili. Sono una roba veramente impossibile. E fatta. Ci mancano 3 retro challenge per sbloccare il personaggio segreto. Aia. E mi pare di averle viste, solo che non mi ricordo dove. Vabbè, le faremo nella prossima parte, insomma. Adesso finiamo sti 3 livelli. No, non c'è runner. Peccato. Non c'è runner nello sfondo, c'è soltanto void. Beat e core. Peccato. Ok, perfetto, ok, sì. C'è lo sfondo dietro che si sta girando. Perfetto, perfetto, bello. Abbiamo fatto anche la cassa, quindi un po' di tesori li abbiamo presi. Ok, penultimo, no, ultimo livello, Only a Man. Only a Man. Only a Man, per chi ha giocato la serie B-Trip è una grande frase. Sbaglio, c'ha 2 checkpoint sto mondo. Oddio. Oddio, è Odyssey 2 questa.
Sto mondo c'ha due checkpoint. Ok. No. No, 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 no. Questa ve la devo far vedere. Ok, dopo ve la faccio vedere. Quel robot là è identico a quello di Runner 1. Non ci credo. Proprio nell'ultimo livello mi hanno fatto il livello impossibile. Only a man. Fight to fate, ovvio. Ok, bello, bello. Mi piace. Qui non l'abbiamo perfettato. Perché? Ah, perché abbiamo fatto la retro challenge, giusto. Allora, quasi quasi facciamo 2-3 casse e poi nella prossima parte facciamo la retro challenge. Allora, abbiamo da fare questa cassa, questa e questa. Facciamo questa. Questa qua facciamo. Facciamo questa, dai. Only a man è la frase che viene detta alla fine di Bit Trip Beat, per chi se lo stesse chiedendo. Ed è importante perché è importante. Cioè, è come dire il gelato è freddo perché è freddo. Mentre il Odyssey è il livello più conosciuto su Runner 1, perché è impossibile. È quello che dura 2 minuti, 4 minuti, proprio di corsa intensa così. E mi piace che l'abbiano, diciamo, più o meno rifatto su Runner 2, anche se era molto più facile su Runner 2, dato che c'aveva 2 checkpoint. Me lo sarei aspettato tipo con 0 checkpoint, e invece gli hanno messo 2 checkpoint. Allora, dove dobbiamo andare per la cassa? So dove. Ok, dobbiamo andare nel secondo trampolino. È una cassa bastarda. Sto anche ballando perché voglio fare un'ora di ballo. Tipo, voi non sapete, ma mentre cercavo di perfettare i livelli a livello perfect, ovvero a livello difficile, ballavo come un matto per guadagnare un'ora di ballo. Cioè, è un achievement un po' pazzoide, però vedo ballare un'ora, diciamo. Allora, qua sotto. E ecco la cassa. Vabbè, non l'abbiamo completato al 100% il livello, perché non possiamo, scusa. Impedite. No, volevo dire. Va bene. Almeno ci prendiamo qualche cassa, no? Allora, poi c'è questa, che c'ha la retro challenge. Vabbè, per il momento non ci interessano le retro challenge. Ecco, l'abbiamo lasciato un bel po' di casse indietro, allora. Facciamo in ordine, allora. Una, due, tre, quattro. 4 casse dobbiamo fare, facciamo questa, dai. Ah, quella col DNA, bella. Devo anche cambiare personaggio. Anche se preferirei fare prima la retro challenge, perché voglio finire questo mondo con il personaggio che sblocco. Ma stupida chiave. Odio le cose in 8 bit. Guardate il DNA, fa una spirale fantastica. Yeah. Ok, abbiamo preso un'altra cassa, abbiamo fatto 36 casse, se non sbaglio ce ne sono 42. No, 40 ce ne sono, in teoria. O 39,
Non lo so, ne abbiamo 36. Con questa fa 37, 38, 39. Oh, what the f... Vabbè, sono 39, buon per noi. Non 40, credo. Vabbè, dai. Ah, forse qua ce n'è un... No. Vabbè, sblocchiamo sta casa. No, questa è della montagna. Oddio, devo fare la montagna. Proviamoci, dai, proviamoci. Montagna fatta. Pazzi. Pazzi sono. Come cavolo gli è saltato in mente di fare il Monte Everest, il K2 su... su Runner 2. Vabbè, vabbè. Va bene, abbiamo completato al 100% la montagna, basta. Questa non si chiama livello, si chiama montagna. Megaton, ok. Più o meno, ci siamo. Facciamo questo e poi basta. Il resto lo facciamo nella prossima parte, dai. Voglio far durare questo let's play il più lungo possibile perché mi piace un sacco. E vabbè, tanto l'abbiamo già perfettato, dobbiamo soltanto prendere la cassa, quindi non è che... Stavolta ci riesco, vai. Hardcore. Vediamo com'è sto nuovo costume, questo nuovo vestito, questo nuovo abito, quello che è. Tra un attimo. Ecco qua. Balliamo via. Ok. E guardiamo un attimo cosa abbiamo trovato, dai. Ok. Ci scrivessero almeno quali sono quelli nuovi. Ah, ecco, ecco. Questi sono quelli là che abbiamo già... Ecco hardcore. Bello. Li abbiamo quasi tutti, eh. Li abbiamo quasi tutti. Quali è che ci mancano? Ah, questo. Poi, questo. Sono gli ultimi due, mi sa, che ci mancano. E... sì, infatti, il resto... Cos'è questo? Quello è il tacchino di Don't Starve che va a mangiare le bacche. E qui ci sono i nostri cosi del DLC che ho trovato gratuito. Perfetto. Va bene. Detto questo, ci sentiamo nella prossima parte dove completeremo le retro challenge e sbloccheremo l'ultimo personaggio del gioco. Ciao e alla prossima.